palla di sviluppo e sorveglianza. Palla di sorveglianza sarebbe? Quella lì fa un 360 gradi, sì? E sorveglia tutta la parte del parcheggio. Quindi c'è una telecamera a 360 gradi? Sì, davanti qua all'entrata. Però il parcheggio è veramente grande. Però il parcheggio è talmente grande che ce ne vorrebbe un'altra, non al primo palo, almeno al secondo palo. Sì. Però possiamo anche arrivare a fine fondo e se ce n'è più di una. Buttano giù tutto, devono fare i nuovi insediamenti, tutt'ora. Però anche qua il comune costruisce case e non lascia la possibilità alla gente di mettere su delle attività, perché la ferrovia poi alla fine porta anche merci. Praticamente i ragazzi che sono da scuola possono scavalcare tranquillamente, vengono invogliati e possono andare, guardate un po', nel magazzino ferroviario. Direttamente nel magazzino ferroviario che è attaccato alla stazione. Qui se funziona. Come potete vedere, qui viene rotta perché così vanno a dormire di notte e poi alla mattina qualche ragazzo potrebbe andare a trovarsi in mezzo ai binari a fare gioco. E guardate un po' cosa ci consegna, cosa ci segna il consigliere. Qualsiasi tipo di escremento si può vedere. Quindi alcol, escrementi, preservativi, sì, sì. C'è un po' di tutto qui dentro. Oltre che dei patumi, dei vestiti. C'è il vestito, si vede qualcuno che ha dormito qua. È ben visibile che qualcuno ha fatto la notte. In mezzo, qui fermato quello, la chiamata dei cittadini che da parecchio tempo ci sono presenze notturne. All'interno della stazione, ma proprio dove ci sono i binari, quindi di quest'area, in un'area che ripetiamo la mattina presto, poi dopo è frequentata. Assessore, prendiamo tutto e tieni in considerazione che queste cose le hanno appena pagate i cittadini, sono tutte cose nuove. Sono cose nuove, sono state appena disintegrate. C'è un odore che non ci si può stare, quindi sarebbe veramente una brutta immagine per i turisti e comunque per qualsiasi persona che deve prendere questo ascensore gli rimarrebbe veramente una... insomma, potete vedere anche voi, non si sa dove neanche mettere i piedi perché c'è la pipì dappertutto. Stiamo procediando. Consigliere, va a Tribinghini, è sotto passaggio della stazione di treno di Modena. Controlli. Guardate anche qua, sono ovunque escrementi di urina e c'è un brutto odore, un odore molto sgradevole che di sicuro non invoglia i turisti a venire a visitare la nostra città. Qua è aperto, qua sono le linee di magazzino.